Consigliere Foggia, siamo arrivati al culmine di queste tre giornate, adesso abbiamo anche saputo di questo attestato di essere appunto socio onorario di un'associazione molto prestigiosa. Diciamo che è un attestato di stima che comunque mi riempie veramente d'orgoglio. Dico semplicemente che la stima comunque è reciproca anche per queste ragazze che veramente lottano nel mondo del volontariato. Naturalmente parto sempre dal presupposto che per realizzare un evento c'è bisogno veramente dei bravi collaboratori e io ho trovato nell'UNAC veramente dei grandi collaboratori. Sono stati sempre presenti, notte, giorno, magari a volte sono pure stressante perché comunque ognuno di loro ha delle attività dove portano avanti delle famiglie e magari io sono sempre lì dietro a chiamarli nel interesse della riuscita dello spettacolo. Le chiedo scusa all'UNAC se magari sono stato a volte pure un po' pesante, ma l'interesse è quello sempre di realizzare e io lavoro sempre in maniera meticolosa e minuziosa per dare comunque grande visibilità anche a questa associazione che si è dimostrata amica e lo dimostrano i fatti con questo attestato di stima. Dico semplicemente che questo evento è stato un evento di fondamentale importanza. Ha disegnato la storia a Borgata Costiera. Diciamo che in passato ho fatto riscoprire dalle ceneri Via dei Lavatoi. Ero stato promotore 3 anni fa per quanto riguarda il ripristino e la riqualificazione di quella via. Ci sono riuscito grazie anche al sindaco Nicola Cristaldi che ha ascoltato la mia proposta. E adesso invece, oltre alla riqualificazione, siamo passati nel mondo dello spettacolo. Abbiamo organizzato una piccola fiera che tante persone ci hanno invidiate. Non parlano solo in provincia, parlano anche fuori dalla Sicilia e questo ci riempie d'orgoglio a noi e all'UNAC. Devo ringraziare anche la Proloco che ha coadiuvato pure l'UNAC negli allestimenti degli stand, nel nome dell'architetto Liane Ingenito, anche ha gestito benissimo il reparto della degustazione. Noi magari abbiamo fatto un lavoro diverso, ci siamo occupati soprattutto dell'evento di Piazza del Popolo che sono stati degli eventi di fondamentale importanza. La festa del pane è una festa che comunque ha dato valore a questa borgata, ha dato diciamo veramente alta risonanza e l'abbiamo visto con le presenze massicce che arrivavano non solo dalla città di Malazzara del Vallo e questo ci deve riempire d'orgoglio, significa che abbiamo fatto e abbiamo tracciato una linea molto importante a questa borgata, alle frazioni della città di Malazzara del Vallo. Sono manifestazioni da ripetere, ho detto sul palco non so se sarà ripetuta Borgata Costiera o magari un'altra zona della città. Sicuramente la prima festa del pane deve continuare perché è stata da esempio, i cittadini mazzarese hanno accolto questo messaggio. Hanno accolto questo messaggio perché può diventare come un piccolo Cucuzzi Festival o un grande Cucuzzi Festival come si è fatto a San Vito Lo Capo. Naturalmente bisogna crederci e in loro ho trovato persone che credono in me e che anche io credo in loro e sono convinto che in chiave futura ci possiamo solamente migliorare e in sinergia possiamo disegnare delle belle cose. Dico semplicemente che devo ringraziare tutte le aziende che hanno partecipato nella riuscita di questo evento. Non li posso citare uno per uno perché sono tante e ci sono comunque aziende molto importanti. Devo ringraziare l'ARS, l'Assemblea Regionale Sicilia, nel nome dell'onorevole Oddo, che è riuscito a fare sancire comunque la Regione Sicilia proprio l'UNAC attraverso un contributo economico che dico pure la somma di 3.000 euro perché sono atti pubblici. Ringrazio il sindaco Cristaldi che ha acquistato la prima serata dell'intera manifestazione con l'importo di 1.500 euro perché no, noi diciamo comunque facciamo chiarezza anche sulle somme. Ma ringrazio tutte quelle aziende veramente che hanno messo il cuore e che sono spese perché hanno creduto in questi grandi valori della prima festa del pane della civiltà contadina, la civiltà contadina che rappresenta la città di Malazzara del Vallo insieme alla pesca, la civiltà contadina che non è comunque solo intesa come campagna ma anche come arte e come cultura e attraverso la cultura e l'arte proprio abbiamo realizzato l'estemporanea di pittura e non solo, abbiamo fatto il concorso dei panificatori, ringrazio tutti i panificatori di Mazzara e ringrazio il comitato di San Giuseppe per questi pani artistici che hanno deliziato tutta la platea e non solo, tutti i turisti che comunque hanno visitato che sono rimasti esterrefatti dalla loro bellezza. Grazie a tutte le persone che hanno collaborato, ringrazio TeleBS, l'Opinione, che sono stati vicini a questa manifestazione, naturalmente non finisce qui, dico semplicemente questo non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza. Stiamo per assistere appunto alla consegna dell'attestato come socio onorario dell'UNAC al consigliere Foggia, come nasce quindi questa idea? Quest'idea è venuta al presidente dell'UNAC Mazzara, signor Vito Lagna, che mi ha prospettato questa sua iniziativa di voler consegnare a Francesco Foggia questo attestato, volerlo iscrivere come socio onorario alla nostra associazione. Io ho consultato giustamente il presidente nazionale dell'UNAC, il quale si è detto felicissimo di annoverarlo
ricordarlo fra i nostri soci onorari. E quindi questa sera cogliamo l'occasione di questa splendida manifestazione per consegnare personalmente a Ciccio Foggia, così noi lo intendiamo, l'attestato, la pergamena di socio onorario benemerito. Sarà lei a consegnare l'attestato. Diciamo intanto prima quindi due parole al consigliere Foggia. Non credo che ci sia molto da dire, è stato un amico, un collega, una persona che si è dato molto da fare per questa manifestazione. Direi che se non fosse stato per lui la manifestazione non sarebbe riuscita in questa maniera. Bene, lascio la parola a voi per la consegna dell'attestato. Io sono molto emozionata, ma una cosa la devo dire per forza. È da tanti anni che abito a Costiera, quasi 50, e mai nessuno si era interessato di noi. E venivo qua d'estate e c'era sempre un mortorio, dicevamo noi. E tutto è cambiato da quando Francesco Foggia ha posato i suoi occhi e il suo cuore in questo posto, dando valore a ciò che valore per tanti non aveva, perché Mazara Costiera non era conosciuta quasi da nessuno. Quindi il nostro ringraziamento va veramente di cuore a Francesco e spero che sempre il suo cuore, i suoi occhi, nonostante le difficoltà, nonostante tutto, siano rivolte a noi. Siano rivolte a noi. Grazie, grazie veramente di tutto. Devo dire che quando alcuni mesi fa per la prima volta Ciccio Foggia me ne ha parlato di questa iniziativa, l'avevo sul momento derubricata come una piccola cosa. Devo dire che stasera venendo qua ho preso atto di quello che leggevo anche e che ho visto attraverso i social ieri e l'altro ieri. È un grosso evento. Vedete, questa Sicilia, questa Italia, noi spesso ci piangiamo addosso, siamo un paese che amiamo guardare il mezzo bicchiere vuoto nelle cose. Questo è un paese, la nostra è una regione in particolare, dalle mille risorse. Io stasera ho visto innanzitutto uno scorcio di questa provincia che non conoscevo. Io che sono di origine contadina, figlio di contadini, ho fatto una passeggiata accompagnato qua dagli abitanti per le vostre piuzze e ho visto uno spaccato di quella che era la Sicilia di tanti anni fa e che ancora oggi, diciamo, si respira in queste vie. Ecco, io credo che oltre il mare, le nostre vestigie storiche, culturali, la nostra enogastronomia, mostrare questi pezzi di Sicilia che rimane inalterata sia una grande risorsa. L'altra grande risorsa di questa Sicilia densa di sorprese è quella che abbiamo fatto stasera. Vedete, oggi gli enti pubblici, lo Stato, la Regione, i comuni, soldi non ne hanno più, anzi mettono abbondantemente le mani, come voi vedete, nelle tasche dei cittadini per assicurare i servizi. Se non ci fossero strutture come la Proloco, consiglieri come Ciccio Foggia, l'Associazione dei Carabinieri, cioè volontari... Il capitale umano, quello che viene chiamato il capitale umano. Che con grande abnegazione ed entusiasmo mette in piedi cose come queste. Io ho fatto semplicemente il mio dovere, quello di, diciamo, di dare una mano dal punto di vista finanziario come Parlamento regionale, ho fatto semplicemente, non vado a ringraziare. Ho fatto semplicemente il mio dovere. Il grazie va a questi che ho citato e anche a voi. Noi dobbiamo trovare speranza e fiducia nei nostri mezzi, credetemi. Io dico, non la voglio buttare in politica perché non è il caso stasera, ma voglio dire solo una cosa un poco più seria. C'è qualcosa che c'è qua, il tenore leggero anche della manifestazione. Noi abbiamo bisogno di una grande trasformazione culturale. Dobbiamo finirla di pensare che la politica, i politici, i deputati che arrivano, che devono risolvere un suo problema. Dobbiamo rimboccarci le maniche e noi vedere quello che dobbiamo fare e possiamo fare. E abbiamo tanti mezzi, come l'abbiamo visto in questa manifestazione, tanti mezzi e tante risorse che provengono dalla nostra cultura, come diceva poc'anzi il professore De Maria. Se noi crediamo nei nostri mezzi, questa Sicilia è una regione che può andare avanti, può andare oltre e superare il guado delle difficoltà quotidiane.
Certo, senz'altro la calda estate di quest'anno invita spesso i mazzaresi a uscire fuori di casa e a visitare i bellissimi luoghi della nostra città di Mazara del Vallo, luoghi che sono abbastanza, diciamo, belli, e mi fa ancora un enorme piacere che ancora una volta il consigliere Francesco Foggia abbia organizzato questa bellissima manifestazione a Imborgata Costiera, appunto per rivalutare ancora di più un'altra parte della nostra città di Mazara del Vallo, e ne sono veramente fiera. E poi una manifestazione del genere, quale la manifestazione del pane, che è un alimento, diciamo, principe della nostra tradizione, che accomuna popoli e varie tradizioni, e questo, diciamo, che riesce ancora di più a coinvolgere ancora più persone. Invito proprio i mazzaresi a non solo visitare la nostra città, ma anche questo territorio, parte della nostra Mazara del Vallo, quindi anche come punti d'incontro, anche gli stessi ragazzi a visitare questi luoghi. Noi abbiamo il dovere di appoggiare, di esaltare questi momenti, che sono momenti di crescita non solo culturale, ma una crescita morale e sociale di tutti. Noi proveniamo la nostra amministrazione proviene da Milano, dall'Expo 2015. Ecco, noi l'Expo 2015 non è altro che il momento del benessere alimentare, e noi creiamo, condividiamo la Borgata Costiera come un'appendice dell'Expo 2015. Noi vogliamo che la Costiera, con le sue eccellenze che scaturiscono dalla terra, dalla tradizione contadina che da tanto, tanto ha portato frutti a questa nostra comunità, possa sempre, continuamente a sforzarsi e dare risultati sempre maggiori. Questo è il nostro momento che noi condividiamo, a cui noi crediamo. Ma io ritengo che questa sera un ringraziamento va fatto all'UNAC, che va fatto alla collaborazione della Proloco. Poco fa lei nominava la nostra cara amica, l'architetto Ingenito, che tanto si spende per la Proloco, ma si spende soprattutto per questa città in cui lei crede tantissimo e ama tantissimo, come tutti noi. Ma volevo ringraziare l'amico consigliere Foggia, che si è speso per questa comunità, perché ha voluto questo evento fortemente, perché è riuscito a muoversi, ad organizzarsi e a rendere questa serata piacevole, e ritengo soprattutto un momento di comunanza fra tutti noi. E la serata andrà avanti, io chiudo immediatamente perché sicuramente già l'ora è tarda e lo spettacolo è lungo e molto divertente. Un applauso a tutti voi.